Nonostante un'agricoltura fiorente, oggi non ci sono grandi fiumi in Puglia, eppure è stata proprio l'acqua a disegnare e modellare il territorio con torrenti che nel corso dei millenni hanno scavato dei canaloni come questi, detti gravine. E noi ora ci troviamo proprio vicino a una cittadina famosa, Gravina in Puglia. Il suo nome deriva proprio dal fatto che sorge ai lati di uno di questi grandi canaloni. E qui si percepisce molto bene l'importanza dell'acqua che non solo ha scavato il territorio, ma ha da sempre rappresentato una ricchezza da raccogliere, centellinare in grandi cisterne sotto le case. Non a caso questa cittadina è chiamata anche la città dell'acqua e della pietra. Oltre all'acqua delle cisterne e a quella del piccolo fiume in fondo alla gola, bene, Gravina in Puglia riceveva questo prezioso liquido da un'altra fonte. Si tratta di tre sorgenti a nord della città, dall'altra parte della gola, che immettevano quest'acqua in una vasca di decantazione proprio accanto al santuario della Madonna della Stella, che si trova dove si vede questa torre campanaria. E da lì l'acqua partiva grazie a un canale, saltava per così dire la gola grazie a un elegantissimo ponte acquedotto e arrivava a una vasca proprio sotto le antiche mura della città. Gli abitanti la usavano per tutte le necessità quotidiane. Fin dall'età neolitica questa zona è stata abitata, ma sul versante opposto a quello dove oggi sorge la città. E l'antico nucleo, infatti, si trovava sulla cosiddetta collina di Botromagno, un'area di oltre 400 ettari, ancora in fase di studio e di valorizzazione. La città, chiamata Silbion, venne poi colonizzata e ampliata dai Greci e diventò un'importante città, al punto tale che coniava addirittura una propria moneta. In seguito, con i Romani, la città prese il nome di Silvium e diventò un'importante tappa sulla via Appia, la strada che da Roma portava a Brindisi, dove poi ci si imbarcava per l'Oriente. Sono tante le grotte scavate nelle pareti di questa Gravina. Pensate che sono stati recensiti almeno un'ottantina di siti rupestri, ognuno con più grotte. Una parte della spiegazione sta nel fatto che questa roccia è facile da scavare, è chiamata impropriamente tufo, in realtà è un calcare, e si riesce a lavorare e a scavare dentro con una certa facilità, così hanno fatto per tante generazioni. E noi ora ci troviamo proprio in questa che è stata chiamata Grotta delle Sette Camere, perché in effetti ci sono sette ambienti tutti collegati tra loro. All'interno di queste cavità abbiamo sistemato alcuni oggetti che sono stati ritrovati proprio nelle necropoli qua sopra, sul pianoro, e che ci raccontano la storia di questi luoghi. Guardate, questi sono dei vasi, delle ceramiche che risalgono al VI secolo avanti Cristo. E probabilmente l'aveste viste sui tavoli, dentro le case della popolazione che viveva in quest'area, i Peuceti. Erano dei vasi molto eleganti, come si dice, a decorazione geometrica. Probabilmente anche noi potremmo usarli d'estate, magari sui tavoli all'aperto per mangiare o cenare. Però guardate, questa popolazione, erano gli indigeni, la popolazione locale, aveva già dei contatti con qualcosa di nuovo, con una nuova civiltà che stava arrivando, cioè i Greci. Vedete quest'altra ceramica? Beh, è completamente diversa, è molto elegante. Questa è già la Grecia che si sta affacciando. Questa grande civiltà, loro avevano già dei contatti. E il commercio era, in fondo, la prima fase del contatto e anche del cambiamento di cultura. Un cambiamento che vediamo sempre in altre tombe, in un periodo successivo. Qui siamo al IV secolo e la stessa gente ormai è diventata greca di cultura. Questo è un vaso, un cratere greco, usato durante i banchetti, lo si riempiva di vino, e guardate, si vede rappresentato un
un atleta con lo strigile, nell'atto di detergersi, togliersi il sudore, gli unguenti eventualmente, dopo un esercizio, uno sforzo atletico. E effettivamente all'interno della tomba è stato trovato uno strigile e di conseguenza si è pensato che appunto il defunto fosse un atleta, ma non solo, anche un guerriero, perché non solo c'è la punta di una lancia, di un giavellotto, ma anche questo cinturone in bronzo che era uno status symbol. Quindi possiamo parlare di un atleta guerriero o di qualcuno che voleva essere ricordato in questo modo. Una curiosità, è probabile che questo cinturone forse sia passato di padre in figlio in questa famiglia importante, perché si vedono due fori fatti successivamente, evidentemente le taglie non erano uguali. Tutti questi oggetti che vi stiamo mostrando provengono proprio qui da Gravina in Puglia e sono esposti nel museo della Fondazione Pomarici San Tommasi. E non ci raccontano soltanto il passaggio nel tempo da una cultura a un'altra, ma anche e soprattutto la vita quotidiana. Guardate, questi sono altri oggetti che ci fanno, per esempio, vedere l'atmosfera, la possiamo percepire, di un banchetto. Questo mestolo di bronzo veniva probabilmente utilizzato per attingere del vino dentro quei bellissimi crateri che vi abbiamo mostrato e poi versarlo nelle coppe di ogni commensale. In queste case, in quell'epoca, c'era poca luce. Le lucerne erano quello che vi permetteva di illuminare con una luce fioca i vari ambienti, ambienti dove noi avremmo visto delle donne intente a tessere. Questi oggetti che vedete sono dei pesi che si trovavano alla base dei telai e dovete quindi immaginare migliaia di donne che nel corso delle generazioni silenziosamente tessevano. Anche questo era uno status symbol. Naturalmente tutto questo ci fa comunque ricordare che ci sono dei drammi dietro a ognuno di questi oggetti, perché sono stati trovati dentro delle tombe, quindi chiaramente questi sono degli status symbol, tra virgolette, degli oggetti tipici di una tomba femminile. Ma morivano purtroppo anche bambini e bambine. Quella che vedete qua dietro è una bambola di terracotta con le gambe, le braccia che potevano muoversi, snodate, e chissà a chi apparteneva. Sappiamo però che in queste case non correvano soltanto bambini e bambine, era una società contadina con tanti giovani e pochi vecchi, ma c'erano anche dei neonati o comunque dei bambini molto piccoli. Lo sappiamo grazie anche a questo oggetto, che è un biberon. Vedete, con il beccuccio per far bere il bambino, una specie di grata per versare il latte o qualche tipo di liquido, ma questo oggetto ha una particolarità. Sapete i sonagli che si usano oggi e si danno dei bambini in culla? Ebbene, anche questo aveva la stessa funzione. All'interno c'è forse una pallina d'argilla e funziona da sonaglio. Anche questo oggetto è stato trovato dentro una tomba di un bambino. Queste grotte sono state frequentate continuamente nell'arco dei secoli, anche col passaggio delle varie culture, in modo diverso. A volte venivano abitate, altre volte invece servivano come rifugio, soprattutto magari con l'arrivo di invasori, come nel caso dei Vandali nel 456 d.C., o altre volte erano un luogo frequentato soprattutto in concomitanza con il periodo della lavorazione del vino e dell'olio, per mettere i frutti della terra o anche riporre degli attrezzi di lavoro, magari anche le gregge. Insomma, questo è stato un luogo che ha visto la vita continuamente, anche quando poi l'abitato sopra di noi, nell'area di Botromagno, in realtà ha cessato di esistere e la popolazione si è spostata sull'altro versante di questa gola, dando origine a Gravina in Puglia. Siamo ora passati sul versante opposto, nella chiesa rupestre di San Michele delle Grotte, una delle chiese rupestri più antiche.
anche questa non nasce probabilmente subito come chiesa, ma come inizialmente un rifugio, un'abitazione, che poi è stata successivamente ampliata fino a raggiungere questo aspetto davvero sorprendente. Una chiesa a 5 navate. Alcune porzioni sono state interamente scolpite, scavate, come queste arcate, questi pilastri, queste colonne quadrate. Altre porzioni invece sono state costruite in muratura, ma l'impatto generale è veramente sorprendente e dovete immaginare tutti questi ambienti completamente ricoperti con affreschi bizantini. Se ne vedono qua e là delle porzioni, ovviamente tutto è andato perduto nel corso dei secoli per l'incuria, per l'abbandono, per le devastazioni, anche per i furti. Ora, il culto di San Michele Arcangelo, è un culto non veramente diffuso e nasce proprio qui in Puglia, nell'area del Gargano, a Monte Sant'Angelo, e da lì poi si è diffuso in tutta Europa, passando da un santuario a un altro, fino ad arrivare a uno dei santuari più famosi, Mont Saint-Michel in Normandia. E a diffondere questo culto inizialmente sono stati certamente, pensate un po', i Longobardi, che identificavano San Michele, l'Arcangelo Michele, con il loro dio Odino, protettore degli dei e degli eroi. Oltre questa cancellata della chiesa rupestre si materializza una visione agghiacciante. Centinaia e centinaia di persone, di resti umani accumulati in disordine. Qui qualcuno li ha rimessi con un certo ordine. Chi sono? Probabilmente è un ossario della chiesa di Gravina in Puglia, che poi è stato trasferito qua. Ma secondo la tradizione popolare sarebbero i resti di un eccidio. In effetti, nel 999 d.C., quindi poco prima dell'anno 1000, Gravina in Puglia si ribellò ai bizantini. E il loro capo, il capo della rivolta, si chiamava Teofilatto. I bizantini reagirono e per catturare Teofilatto venne compiuto un eccidio degli abitanti di Gravina in Puglia. E più o meno questa situazione deve ricordare proprio lo scempio, le uccisioni che sono state perpetrate. Gravina in Puglia fu quindi dominata dai bizantini e dopo i bizantini vennero i normanni e dopo gli svevi, gli angioini, gli aragonesi, cioè gli spagnoli. E proprio gli aragonesi comandarono qui attraverso gli Orsini. Gli Orsini fu una famiglia di Gravina in Puglia che dominò la città per quasi mezzo millennio. E Gravina in Puglia cambiò tantissimo, venne abbellita con dei palazzi e delle architetture notevoli e soprattutto cambiò di posizione. Da un lato della Gravina venne spostato all'altro. Oggi tutto quello che vi abbiamo raccontato viene riscoperto e rivalorizzato grazie al lavoro di associazioni, di volontari che pazientemente stanno effettivamente riproponendoci questa antica storia di Gravina in Puglia, in modo anche da dargli un futuro.